Va ora in onda Una voce delle Dolomiti, la provincia di Belluno protagonista. Ben ritrovati cari amici di Radio ABM ad un nuovo appuntamento con Una voce delle Dolomiti. Un saluto a chi ci sta seguendo in radio, un saluto a chi ci sta seguendo e vedendo sulla nostra pagina Facebook o sul canale YouTube Bellunesi nel mondo. Un saluto e un benvenuto anche alla nostra ospite di oggi. La nostra ospite di oggi è Barbara Cagni, scrittrice, che ci parlerà del suo ultimo libro, del suo romanzo appena pubblicato con Fazzi Editore, Per sempre altrove. Eccolo qui, per chi ci sta anche appunto vedendo su Facebook o su YouTube, è questo il libro di cui parleremo oggi. Benvenuta Barbara e grazie mille per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, grazie a voi. Ecco, il libro. Un saluto a tutti. Grazie davvero per essere appunto in collegamento con noi e per parlare appunto di questo libro. La storia è una storia ambientata tra la Svizzera e la provincia di Belluno, e poi ti chiederò anche il perché insomma di questo. Siamo negli anni 50 e 60. La protagonista della vicenda, della storia che si racconta in questo romanzo è Berta, una ragazza che emigra molto giovane a 18 anni per andare a Zurigo a lavorare in un lanificio. Ecco, questi sono un po' gli elementi della storia. L'altrove di cui si parla nel titolo è un altrove fisico, quindi il tema che si ritrova è quello dell'emigrazione, della partenza, dello spostamento fisico, ma anche l'altrove mentale, insomma un altro tema chiave è quello del disagio mentale, del disagio psichico. Ecco, questi un po' gli elementi della storia. Ecco, perché hai scelto queste come tematiche principali e appunto quello che poi interessa molto a noi anche come Radio ABM, come radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, anche il tema dell'emigrazione, insomma, che è un tema chiave nel libro. Ecco, cosa ci puoi raccontare? Sì, allora ho scelto questa vicenda ispirandomi alla storia di mia zia, che appunto ancora ragazzina emigrò da un piccolo paese del Comelico e andò a lavorare in Svizzera. E dopo poco tempo iniziò a dare i primi segni di una malattia mentale che non l'abbandonò mai poi per tutta la vita. Quindi ho preso spunto da questa storia per poi crearne una appunto incentrata sull'emigrazione veneta di quegli anni, degli anni si parte dal 52 e si arriva fino al 63 con la tragedia del Vajont. E quindi si parla, come appunto hai appena detto tu, sia di emigrazione, quindi di un distacco in senso stretto, sia di un'emigrazione di tipo mentale, perché appunto lo spunto della malattia di Berta mi ha dato modo di raccontare cos'erano i manicomi. La protagonista viene internata un paio di volte al manicomio di Feltre, e quindi ho modo di raccontare nel romanzo anche questo aspetto, l'aspetto della malattia mentale, come veniva gestita allora, ecco, negli anni 50, primi anni 60. Ecco, un altro tema che c'è nel libro è anche quello del rapporto fra donne, del coraggio delle donne, della tenacia delle donne in un'epoca in cui appunto era, mi viene da dire, era più difficile forse essere donne e riuscire ad emergere appunto in una società sicuramente meno aperta, meno disponibile ad accettare il valore proprio delle donne di quella in cui fortunatamente siamo adesso, anche se chiaramente i passi da fare sono ancora tanti. Ecco, e di questi temi appunto che troviamo nel libro, come ti sei documentata, come li hai approfonditi? Cioè, per esempio, anche facevi riferimento tu al manicomio di Feltre, che so che hai visitato, che hai potuto appunto vedere. Ecco, come hai costruito insomma proprio questa storia nei suoi dettagli, nei suoi elementi principali, nei suoi elementi cardine?
Sì, ecco, innanzitutto il primo aspetto, quello del femminile, è un aspetto che è molto presente, diciamo che coagula tutte le vicende del romanzo. Le donne sono le vere protagoniste di questo romanzo. Donne appunto che erano libere, si sentivano donne in quanto donne tra di loro, non in quanto madri o figlie o mogli, però riuscivano a trovare una sorta di libertà tra di loro, quindi con questo rapporto di stretta sorellanza. Io parlo di un gruppo di comari di questo piccolo paese che si aiutano a vicenda e che attraversano tutte le tragedie di quel periodo. Sono donne che hanno fatto le due guerre mondiali e che poi conducono comunque una vita dura, perché in un paese di contadini, di montanari, la vita è dura. Le donne, oltre a lavorare la terra, a tenere gli animali delle stalle, dovevano crescere i figli, spesso con mariti violenti o con mariti magari assenti perché lontani, emigrati loro stessi, e quindi si facevano carico di tutti questi lavori e di tutte queste incombenze. E mi sono documentata molto. Ecco, accennavi al manicomio di Feltre, l'ho visitato, e tra l'altro mi ha fatto da guida Giovanni Grazioli, che è bellunese, direttore della Biblioteca Civica di Belluno e esperto dell'ex manicomio di Feltre. Quindi grazie a lui ho visitato il manicomio e sono riuscita a documentarmi riguardo al manicomio, appunto, e a come venivano trattati anche gli internati, quali erano le terapie, tra virgolette, che insomma non erano delle vere e proprie terapie mediche, erano forse più vicine, si avvicinavano di più alla tortura, ecco, che alla terapia medica. E poi ho anche intervistato degli emigrati, degli emigrati veneti cadorini, che negli anni 50 emigrarono in Svizzera, a Zurigo. Sono stata a Zurigo, ho intervistato, e sono stata anche a Belluno. A Belluno ho intervistato degli anziani emigrati e, ecco, attraverso le loro storie ho un po' ricostruito quel periodo e anche quell'ambiente culturale e sociale di allora. E poi del resto l'ha fatto anche un po' la mia fantasia poi. Certo, che è la parte più importante, forse, non per chi scrive, per chi fa il tuo mestiere, insomma, quello dello scrittore, la creatività, la fantasia è fondamentale. Si parla di emigrazione, si parla di Svizzera, ma c'è anche l'Australia, c'è anche un riferimento alla tragedia di Marcinelle nel libro. Insomma, ecco, dicevi che sei stata a Zurigo per cercare anche di vedere, ovviamente per intervistare le persone, per vedere i luoghi. Ecco, immagino tu abbia anche provato a immedesimarti, insomma, in quello che potevano vivere gli emigranti. Ecco, com'è stata questa esperienza? Infatti la mia trasferta a Zurigo, appunto, oltre a prevedere queste interviste a questi anziani emigrati, è stata poi quella di recarmi nella zona dove c'erano le vecchie fabbriche. Negli anni 50 c'erano, nella zona nord della città, sul fiume Limmat, c'erano tutte le fabbriche in cui lavoravano gli immigrati e dove anche vivevano, nelle baracche lungo il fiume. E quindi andai proprio anche in questo lanificio, vicino a questo lanificio, che adesso non è più un lanificio, è stato riqualificato e è un enorme edificio di appartamenti civili, ecco. Rimane proprio sul fiume Limmat e quindi anche questo mi ha ispirato molto, perché appunto andare sui luoghi di cui vuoi parlare ti dà molti spunti e serve poi a collegare un po' tutte quelle immagini che hai dentro di te, ecco, serve per dare un filo conduttore a tutte queste immagini, a dare anche più sostanza. E in questo lanificio, appunto, dove lavorò mia zia, e
Tra l'altro, quando andai a Zurigo, il giorno prima di partire, mia mamma mi diede dei fogli che io non ebbi il tempo di guardare e misi nello zaino. Dei fogli che riguardavano la zia, un ricovero di mia zia. Quando arrivai a Zurigo, andai appunto sul fiume Limmat con dietro l'ex lanificio e mi sedetti su una panchina. Lì tirai fuori questi fogli, li guardai, erano un referto di un suo ricovero, c'era l'anamnesi, poche cose c'erano. Però c'era la data di nascita della zia, di cui io non ero a conoscenza, sapevo più o meno quanti anni aveva, nel 55, nel 52, ma non sapevo la data esatta. Beh, lì mi resi conto che era lo stesso giorno in cui mi trovavo, era proprio lo stesso giorno in cui mi trovavo lì, su quella panchina, e allora ecco, questo mi riempì di gioia, mi fece, insomma, mi fece molta impressione, perché mi sentì ancora più vicina a lei, più vicina a questa storia e... era quasi un motivo in più. Quasi un segnale, insomma, no? che la strada era quella da percorrere e questo lo confermava. Ecco, facevi riferimento prima ai luoghi, all'importanza di vedere i luoghi di cui appunto poi si parla, si narra nella storia, e parlando di luoghi sono importanti i luoghi, l'ambientazione del bellunese, proprio, no? C'è il Comelico, c'è la guerra nella provincia di Belluno, c'è il manicomio di Feltre, come dicevamo, c'è il Vajont, ecco, che legame hai con la provincia di Belluno e perché l'hai scelta per ambientare appunto parte del romanzo? Sì, il legame è appunto quello materno. Mia mamma viene da questo piccolo paese del Comelico, quindi nel mio immaginario, sai, attraverso i suoi racconti, io ho dei ricordi di quando ero piccola, perché andavamo a trovare i nonni, e poi però attraverso tutti i suoi racconti mi si era creato un immaginario di questo piccolo paese, quindi dentro di me sono sempre stati questi luoghi, però mi interessava questo l'argomento dell'emigrazione, perché da correlare all'emigrazione mentale, quindi questa cosa mi piaceva in maniera particolare, perché sono tutti argomenti comunque molto attuali, perché gli immigrati che arrivano adesso in Italia subiscono le stesse discriminazioni, lo stesso sfruttamento che subivamo noi italiani quando allora andavamo a cercare lavoro all'estero. Quindi quando si andava in Svizzera, andavano in Svizzera negli anni 50, non potevano nemmeno portare i figli, erano fuori dai negozi, dai ristoranti, trovavano appeso la scritta vietato ai cani e agli italiani, cioè eravamo veramente discriminati. Adesso sembra che tutto questo non ce lo ricordiamo e riproponiamo lo stesso comportamento con gli stranieri che arrivano da noi. Quindi questo è veramente, questo è triste come cosa, è molto triste, però resta il fatto che quindi la storia di cui io parlo nel romanzo, nonostante sia ambientata negli anni 50, ha dei temi attualissimi. Parlo anche delle mondine nel romanzo, perché ho intervistato anche una mondina, anche lei ultra ottantenne, che mi ha raccontato la sua esperienza. Quindi volevo parlare anche di loro, perché anche il discorso delle mondine è attuale, perché non sono altro che le vittime dell'attuale caporalato. Certo. Sono le stesse dinamiche, ecco. Ecco, parlare di questi temi non è sempre facile, parlo del tema della discriminazione che le persone, appunto gli emigranti, che erano gli immigrati in quel caso in Svizzera, per esempio, appunto la discriminazione che hanno subito è un tema un po' spinoso, che spesso queste persone fanno anche fatica a raccontare. Ecco, a raccontare, vero. Sei riuscita a farti raccontare qualcosa di questo e se ci sei riuscita, come hai fatto? Qualcosina, perché è vero, hai ragione, sono restii a raccontarti, diciamo, la parte brutta della loro esperienza, anche perché molte di queste persone vivono tuttora all'estero, quindi in qualche modo hanno messo radici e certo
parlare di un disagio profondo è difficile, del disagio profondo che hanno provato allora appena arrivati, però qualcosina mi hanno raccontato, qualcosa mi hanno raccontato, poi tanto è stato anche documentarmi per scoprire, per capire quali fossero i disagi e discriminazioni a cui andavano incontro i nostri italiani allora. Sì, è vero in effetti appunto che guardando, no, documentandosi, no, guardando alle discriminazioni del passato, anni 50, 60, anche negli anni 70 e quelle attuali, insomma le analogie, le somiglianze ci sono tutte, e appunto è proprio questo, no, la difficoltà a ricordarselo e la difficoltà anche chiaramente a chi ne è stato vittima di raccontarlo, di parlarne con le altre persone. In Svizzera non potevano portare i figli, li lasciavano in questa sorta di orfanotrofi sui confini di Como e di Varese, e quindi andavano marito e moglie a lavorare, e chi invece riusciva a portare i figli lo faceva di nascosto e li faceva vivere chiusi, nascosti. Questi bambini, ragazzini hanno vissuto per anni nascosti al buio, rinchiusi con non devi farti vedere, non devono scoprirti. Cioè, nel 64 c'è stata la legge che permetteva il ricongiungimento familiare degli immigrati in Svizzera, quindi sì, il fenomeno dei bambini clandestini, no, portati e che non potevano chiaramente nemmeno andare a scuola, nemmeno andare a giocare con gli altri bambini perché appunto clandestini in territorio svizzero. Ti faccio l'ultima domanda prima di salutarci. Stai già lavorando su qualche altro libro? Stai già sviluppando qualche altro tema? Se puoi dirci qualcosa, insomma. Sto ragionando su un altro romanzo e ecco, posso dirvi che parlerà ancora di donne, di femminile, perché è una dimensione in cui ci trovo bene e che voglio esprimere anche con altre storie. Però ecco, di più ancora non posso dirti. Allora dai, aspettiamo insomma che la cosa si sviluppi, si concretizzi, e poi sarà un piacere riaverti come ospite per parlare di questo nuovo lavoro. Intanto ricordiamo il libro di cui abbiamo parlato in questa puntata, Per sempre altrove, Barbara Cagni, la nostra ospite di oggi, il libro edito da Fazzi Editore, e appunto è il libro, per chi ci sta vedendo su Facebook o su YouTube, è il libro che grazie a Barbara abbiamo anche noi qui all'ABM, insomma. Ecco, grazie per essere stata con noi in questa breve chiacchierata, insomma, che abbiamo fatto qui a Una Voce delle Dolomiti a Radio ABM, e in bocca al lupo per i progetti futuri. Grazie a te, grazie alla radio, grazie a tutti, è stato un piacere. Grazie mille ancora Barbara Cagni, grazie anche a voi che ci avete seguito, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Una Voce delle Dolomiti. Grazie mille ancora a tutti. Ciao. Avete ascoltato Una Voce delle Dolomiti, la provincia di Belluno protagonista.